Buonasera, buonasera alle 18 in punto per parlare dell'ennesima disfatta del Pescara sul campo del Torino. È finita 5-3, che pena, un Pescara raccapricciante, che calvario, squadra arrendevole, sangue almeno per un'ora. I Granata nel finale hanno staccato la spina, c'è stata sì una reazione da parte del Pescara ma tardiva, è finita 5-3, è continuato il silenzio stampa a fine partita, ha parlato solo il DS Luca Leone. Vi riportiamo brevemente in sintesi quello che ha detto Luca Leone ai nostri microfoni: ci scusiamo con i tifosi del Pescara per questa figuraccia, dobbiamo fare delle valutazioni, delle riflessioni, siamo tutti in discussione a partire dal sottoscritto, siamo molto arrabbiati, dispiace tantissimo, da pescarese mi scuso, non mi sono ancora confrontato col presidente, è il mio punto di vista, al primo cross prendiamo gol, non è possibile, poi siamo capaci ma a partita ampiamente compromessa di reagire, nel primo tempo inguardabili, revocati tutti i permessi, tradotto in soldoni, Oddo sembra avere le ore contate. Buonasera Bruno Pace. Buonasera Massimo. Buonasera. Questa è un po' la sintesi di quanto dichiarato da Luca Leone, l'unico abilitato a parlare nell'immediato dopo partita. Ci scusiamo per questa figuraccia, ma dovrei usare il plurale perché non è la prima, no, e neanche l'ultima. Questa, quando una squadra va in questo modo, allora bisogna, non dico cercare i responsabili, ma vedere di capire dove sono stati gli errori, e ci si rivolge alla società e al tecnico. Questo un po'. E quindi questa è una squadra inutile, ogni volta sembra di poter dire le stesse cose, una squadra che prende gol dopo 10 minuti, ne ha prese 2, al quarto d'ora ne ha prese 3, senza spirito di reazione, con una difesa lentissima, confusione, eccetera, avendo poi quel rigurgito così alla quei 10 minuti, un quarto d'ora finale, insomma, è una squadra che è stata impresentabile, non so adesso cosa faranno. Si parla di Oddo, che un po' vedevo Oddo ripreso dalla televisione, proprio addirittura trasfigurato, perché anche lui, questo giovane allenatore, so quello che passa in una situazione del genere. Io non ho toccato questi fondi, però anche a me è successo delle volte stare, allora ti senti solo, ti senti le critiche addosso, ti senti i giocatori che ti guardano con un altro occhio, c'è stato questo piccolo battibecco o piccolo grande, non lo so perché io non c'ero, con Gionberg, che non è stato convocato per motivi di natura disciplinare. Insomma, la televisione impietosa inquadrava sempre Oddo, e quindi non è solo l'ora e mezza della domenica, che almeno là ti sfoghi pure, ma tutta la settimana sopportare una cosa del genere non è pesante. Quindi pesantissimo. Dico questo, che non mi meraviglierei se si addivenisse ad una conclusione per Oddo, insomma, le sue dimissioni, oppure insomma qualcosa bisogna cambiare. Qualcosa perché bisogna vedo che cambiare. Si sta, anche il rapporto si sta un pochino deteriorando. Insomma. Allora, prima di andare al telefono, vorrei ricordare che i numeri sono sempre più impietosi. Eccola qui la maschera di Massimo Oddo dopo, credo, il quarto gol subito dal Pescara, dopo 15 minuti all'inizio della partita, subito 3-0, praticamente non era neanche cominciata la partita, il Pescara era già sotto di 3 gol, numeri sempre più impietosi, sesta sconfitta consecutiva, la 18esima sul campo in 24 partite, le reti incassate sul campo sono 57 in 24 partite, numeri da brividi. Allora andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Sì, buonasera. Salve Massimo, buonasera. Salve. Allora avete detto già tutto molto bene, tu e Mario Pace, c'è poco da aggiungere. Credo che a questo punto il presidente, al di là delle purtroppo vicende personali che sono assolutamente deplorevoli e riprovevoli e non c'entrano nulla con il calcio, perché la vita privata, il calcio è uno sport, non dimentichiamolo, può andare bene, può andare male, certo come va male in questo periodo non l'avremmo mai potuto immaginare. Per farla breve Massimo, io penso che sia ormai un atto dovuto che il presidente, con gran dispiacere, con gran dolore anche personale, visti i rapporti, Massimo è un abruzzese, un pescarese, è uno di noi, ha il nostro stesso DNA, però purtroppo è un atto dovuto secondo me nei riguardi della tifoseria. Io penso che un presidente debba anche essere un po' razionale, oltre che lasciarsi un po' giustamente, diciamo,
trascinare i sentimenti che sono umani, ma voglio dire, nonostante la grande amicizia e la grande stima per Massimo, normalmente o l'ambiente di Pescara non è più consono, ma soprattutto per tacitare la tifoseria inferocita, perché qui certo. Sembra di rivedere un po' gli spettacoli del Colosseo dei tempi romani, quando i gladiatori si affrontavano nell'arena e quando uno dei due soccombeva, l'imperatore chiedeva al popolo che cosa doveva fare, pollice verso, pollice alto. Purtroppo a questo punto, dopo aver tentato di cambiare la squadra in maniera giusta o sbagliata che sia, il tentativo è stato fatto male a luglio, non proprio alla grande, diciamo a gennaio, perché il mercato di gennaio non deve essere un mercato di riparazione, ma deve essere un mercato di aggiustamento. La spesa si fa a luglio e la squadra si deve comporre a luglio, poi nel corso dei primi 3-4 mesi di campionato si valuta, si verifica, capisce? E allora assolutamente questo non è stato fatto. Allora, per farla breve, purtroppo deve cadere secondo me la testa di Otto. Io non vorrei che al di là dell'apparenza, al di là del fatto che il mister Massimo abbia sempre difeso i suoi giocatori, al di là di forse una o due occasioni proprio di cui non poteva fare a meno, e questa difesa strenua forse secondo me nasconde qualcosa di poco, di poco logico, perché insomma, per quando diciamo una persona possa essere un gentiluomo, un gentleman come lo è Massimo Otto, però voglio dire, davanti a certi risultati ai quali lui ci rimette chiaramente la faccia. Perfetto. Per colpa di tanti motivi, perché quando le cose vanno male, ho imparato da modesto tifoso che segue il calcio da Pescara da tanti anni, serve una serie di fattori negativi, dalla presidenza fino all'ultimo raccattapalle, Massimo. Benissimo, benissimo. Le squadre quando vanno bene in tutti. In tutti. Assolutamente, siamo d'accordo, grazie. Quindi purtroppo credo che sia un altro dovuto nei quadri della tifoseria, e se l'avesse fatto due settimane fa, cioè due partite fa, avremmo evitato un 6-2 forse dal Lazio e un 5-2, un 5-3 dal Torino, chissà. Cambiando perfetto. Allenatore, cambiando faccia, forse qualche giocatore recupera un po' di dignità professionale. Grazie, grazie, grazie per questa analisi molto pacata, direi, e serena, no? Mi sembra pacata, tra l'altro oggettiva. Sì, ma l'errore principale è stato che questi discorsi bisogna farli non su Otto, ma in generale per migliorare la squadra bisogna farli 4 mesi fa, perché da allora si doveva capire che questa squadra è inadeguata tecnicamente e fisicamente per tenere testa alla Serie A. I numeri sono quelli, i numeri non tradiscono. Questa è una squadra che non poteva scendere sul campionato di A in queste condizioni. Si inutile parlare adesso la colpa è quella, la colpa di Beibeck, la porta di quell'altro. A parte il fatto che questi nuovi rinforzi che avrebbero dovuto appunto far migliorare la situazione non si sono visti, si è visto soltanto purtroppo il Stendardo, che in più di un'occasione ha dimostrato di non essere in condizione neanche lui poi quando è arrivato Montari ancora di più è caduto, ma come si fa a far giocare Montari in quelle condizioni? E cioè, voglio dire, quindi anche queste spese che ha fatto la società per rinforzare la squadra eccetera, insomma, sono impresentabili nel senso fisico, perché non sono mai visti, e nel senso tecnico presumo, perché un fallimento totale. Fallimento totale, fallimento totale. Allora andiamo ancora al telefono. Pronto Rete 8 Sport, e poi vi faremo vedere anche le immagini di questa ennesima sconfitta patita dal Pescara in campionato. Pronto Rete 8 Sport. Massimo, buonasera, sono Massimo De Liberis. Ciao Massimo. Saluto anche Bruno come sempre. Grazie. Non entro come sempre in questioni tecniche, ma da quel poco che fino ad ora è dato sapere, in base alle dichiarazioni di Luca Leone, mi pare di poter aggiungere un paio di conclusioni. La prima è che Luca Leone con Otto stanno decidendo di vuotare il sacco, comunque di lasciare intendere di vuotare il sacco in seno ai rapporti con il presidente. E qui apro una parentesi e aggiungo che forse si sono stufati di fare i pupazzi, perché sappiamo tutti quanti che bene o male sono stati un po' tutti delle marionette, ognuno nei propri ruoli. Dai giocatori che sono stati scelti, al famoso Esposito che determinò poi la rottura tra Repetto e Sebastiani, il fatto che Massimo Otto, come tu ricordassi recentemente,
in occasione dell'amichevole con il Pineto lasciò intendere che non gli servivano alcuni giocatori, evidentemente quello fu un monito che ovviamente non ha avuto il seguito che avrebbe dovuto avere, e tutti quanti evidentemente si sono stufati e quindi forse hanno deciso di vuotare il sacco, perché Luca Leone ha dichiarato di non aver ancora incontrato il presidente. Sì, sì. Quindi queste decisioni evidentemente sono il frutto di una resa, ma dal punto di vista personale, cioè loro si sono stufati da fare da sostanziale paravento, ferme restando però le loro responsabilità. Mi riferisco in particolare a Otto, perché Luca Leone è arrivato a giochi fatti, peraltro sotto squalifica, per cui non poteva operare. Insomma, io non capisco sostanzialmente nemmeno perché sia venuto a Pescara. Probabilmente un po' tutti sono stati irretiti dalle capacità del presidente di coinvolgere emotivamente le persone che gravitano nell'orbita dell'assetto societario, ma più che altro di quello dirigenziale, e quindi magari anche per positività che si sarebbero potute verificare nel futuro. Però evidentemente si sono stufati anche di fare le marionette. Discorso revoca dei permessi ai giocatori, per cui si torna tutti a Pescara. Sì. Questo lo vedo collegato al discorso del fatto che Massimo Oddo ha dichiarato fino ad ora di essere stato seguito e quindi di non vedere il motivo per il quale avrebbe dovuto rassegnare le proprie dimissioni. Probabilmente è la prima volta che Massimo Oddo utilizza l'unica arma che ha a disposizione per punire coloro i quali da tempo stanno dimostrando non solo di non averlo seguito, perché questo mi pare abbastanza evidente, anche se poi i panni sporchi si lavano in casa, e poi perché a questo punto i giocatori, che sono formalmente soltanto dei professionisti, alcuni lo sono davvero fino in fondo, altri lo sono soltanto formalmente, sì, a questo punto soggiacciono alle ire, all'unica arma di ricatto che ha per ancora qualche tempo Massimo Oddo. Poi può darsi pure che questa decisione di revocare i permessi sia proprio a sua volta revocata, anche perché se Massimo Oddo nel frattempo dovesse andare via, come ha lasciato intendere Luca Leone, a meno che nel frattempo non decidano, e questa è la terza strada che potrebbe prospettarsi, di comune accordo forzato, sottolineo forzato, con il presidente Sebastiani, di arrivare alle dimissioni, di separarsi. No, questo è un altro aspetto, sì, può anche darsi. Okay. Però staremo a vedere insomma quello che accadrà. Massimo, sei stato esaustivo in questo quadro. Naturalmente noi rimaniamo alle dichiarazioni ufficiali rilasciate da Luca Leone. Ti salutiamo, Massimo. Luca Leone ha detto: non mi sono ancora confrontato col presidente Sebastiani, ma le riflessioni sono d'obbligo in questo momento. Allora andiamo ancora al telefono. Pronto Rete 8 Sport? Pronto? Pronto Massimo, buonasera. Sì, buonasera. Salve, chiamo da Cinelarveto, sono Gianluca. Un saluto a te e al signor Bruno Paci, complimenti per la produzione, che siete stupendi. Grazie. Siete persone veramente professionali. Grazie. Niente, io volevo parlare, insomma, cioè, io vedo tante gente, anche qui sui post, vedo tanti messaggi di Otto, su Sebastiano, sulla gestione, senza dubbio. Si può commentare di tutto. Io non sono un allenatore, ecco, che mi permetto di giudicare sul campo, perché forse ne so meno di tutti quanti. Però non ci dimentichiamo che noi veniamo da una gestione fallimentare data sui tribunali, presa da un presidente che sicuramente di calcio non ne capiva niente, pian piano se n'è innamorato, ci avrà investito insieme ai suoi soci, chi c'era prima. E adesso possiamo vedere e possiamo buttare un anno di Serie B e un anno di Serie A, un anno di Serie B e un anno di Serie A. Abbiamo sfornato dei giocatori di altissimi livelli, non ci dimentichiamo che un certo Verratti gioca con il Paris Saint-Germain, un certo Lapadula gioca col Milan, un Insigne che è passato da Pescara adesso a Napoli, un Immobile che è passato da Pescara e alla Juventus. Certo. Tutto questo, insomma.
ma lo dobbiamo anche a un certo Sebastiani che si è messo di prima persona, ci ha messo, come si dice, la faccia. Se no noi altrimenti da quest'ora non ci dimentichiamo che l'ultima volta a noi stavamo lottando per non andare in seconda divisione, che c'era un certo Cucuretto. Da lì poi abbiamo visto soltanto cose belle, eh? Cioè non dimentichiamo, certo, che certo, di pensare a Zimmermann, che ne parlavano anche in Germania. Assolutamente, assolutamente. Grazie, grazie per questo intervento. Grazie, grazie al telespettatore. Andiamo a leggere qualche post. Allora, Fabio Ganzo, mi pare aver... Ci sono anche le telefonate. Intanto chiedo alla regia se è possibile magari effettuare il collegamento col presidente Sebastiani. Forse sarà difficile perché la squadra sta per riprendere il volo, si sta imbarcando per tornare a Pescara con un volo charter. Allora, Antonio Iania, Luca Ian Ite, Missa Est. Niente male, Luca Ian sempre molto originale. Andrea Camplone, allenatore. Non è possibile perché Andrea Camplone allena il Cesena. Sbagliare umano, perseverare è diabolico, scrive Gianluca Di Pasquale. Angelo D'Angelo, per favore fate qualcosa, telefonate alla Lega, alla FIGC, alla FIFA e all'ONU, ma fermate questo scempio. Fabio Ganzo, inutile prendersela con i dipendenti quando in un'azienda manca la professionalità, la competenza e soprattutto la serietà al vertice, tutto il resto è una conseguenza, senza offesa. Nicola Lisci, grande vittoria oggi 3-0, dai, a Forza Paterno, naturalmente, il Paterno che tra l'altro ha vinto anche la Coppa Italia dilettanti mercoledì scorso nella finalissima, bellissima tra l'altro col Martin Sicuro. Patrizio Cristian Trufolo, ma non avete capito che Oddo non vuole rinunciare al contratto di 3 anni e Sebastiani non vuole pagare un contratto di 3 anni a un allenatore esonerato, o forse una parte del contratto di Oddo torna in tasca altrui. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Ciao Massimo, buonasera. Salve. Luigi. Ciao Luigi. Senti, io sto leggendo, vi sto seguendo e sento delle cose inaudite. Stiamo buttando via l'acqua con il bambino. Pensate un po', l'anno scorso il Leicester, guidato da un allenatore italiano, ha sfasciato il campionato. Quest'anno è terz'ultima o quart'ultima. Però non si parla di esoneri o di squadre. La verità è che il Pescara non è una società che ogni campionato che va in Serie A può spendere 40-50 milioni. Noi stiamo facendo le nozze con i fichi secchi. Quindi se continuiamo a parlare male di questo, di quell'altro, il risultato sarà che sparisce lo sport a Pescara, così come è sparito a Lanciano. Non diamo la colpa a Oddo, ai giocatori, che quelli fanno quelli che possono fare, considerando che stanno attraversando un periodo disastroso. Pensate con quale animo il calciatore e l'allenatore entrano in campo. Sì. Un po' di serenità, certo. Un po' di incoraggiamento. Poi lo sapevamo già da agosto che al 99% tornavamo in Serie B. Ma non in questo modo, Luigi, però, Dai, sì, hai perfettamente diciamola ragione. Tutte. Ha perfettamente ragione. Dobbiamo fare nome e cognome, dobbiamo dire che Bizzarri fa le sue bizzarrie, dobbiamo dire che hanno fatto giocare Montari, abbiamo criticato Delicarri nell'ultima volta che siamo stati in Serie A, che abbiamo avuto mezzi bidoni, e questi che sono? Bovo, Stendardo e chi più ne ha ne metta. Perfetto. A questo punto, sì. A questo punto cominciamo a vedere, io l'avrei fatto già a novembre, cominciamo a vedere in casa cosa abbiamo per ricostruire, ho capito, per ricostruire. Per la Serie B, certo. Per esempio un Vitturini dovrebbe giocare anche per vedere, abbiamo un ragazzo, il figlio di Delicarri, avevamo, se io seguo la primavera, avevamo dei bei elementi, sì. Come quell'uruguaiano Müller Odriozola. Sì. Dov'è finito? Avevamo un centravanti comprato dal Beirut a Perugia. Sì. Che spariscono questi ragazzi. Perfetto. Che veramente vanno bene. Grazie.
Luigi, grazie, grazie per questo intervento accorato, insomma anche molto sereno. Bruno, sì, no, ricostruire io, è io, fondamentale, però insomma è chiaro che bisogna fare qualcosa. Quando succedono queste cose, il presidente diventa allenatore, certo, quell'altro diventa... Resta il fatto che questa squadra, io da tecnico, da ex tecnico, comunque guardo di più il lato della squadra. Certo. E dico che questa squadra... si sarebbe dovuto capire subito dopo 5-6 partite che questa squadra non poteva competere con le altre, quindi fare allora gli aggiustamenti, non poteva reggere l'urto e noi che adesso istericamente perché le cose sono precipitate, diciamo la colpa è di quello, la colpa è di quell'altro, la colpa è di quell'altro, la colpa è stata che è stata male interpretata la posizione del Pescara in una Serie A, e quindi questo è un fatto tecnico, però probabilmente è accettato anche dalla società, perché certo, partire un cavallo di Serie A senza un attaccante, e che non era poi la prima negatività, ma addirittura la difesa, noi vediamo i gol che prendiamo, che continuiamo a prendere in questo modo qua, e non sarebbe stato offensivo secondo me interpretare la Serie A dalla nostra posizione così limitata in qualche modo eccetera, giocando in un altro modo, perché certo, io devo, penso anche questo e lo dico, non è, cioè noi non possiamo giocare a viso aperto contro squadre che sono più forti di noi 5-6 volte, il Chievo oggi ha vinto anche a Sassuolo, il Sassuolo sì, gioca, il Chievo vince, ma il Sassuolo anche è una squadra da rispettare, cioè il l'Empoli a 45.000 abitanti sta in Serie A da 20 anni, lo stesso vabbè, insomma, cioè noi abbiamo equivocato sulla reale situazione di un passaggio dalla B alla A. Noi giochiamo con una squadra molto più debole in un campionato molto più forte, poi il resto è la conseguenza, tutte queste voci, queste che a colpe di Oda, a volte del presidente mettono ecco questi qua, poi mettono fuoco, si permettono di fare un'azione del genere tipo quella fatta, cioè tutte queste cose qua, perché è la conseguenza di avere male interpretato il nostro ruolo in questa squadra di Serie A. A 360 persino, gradi, questo è poco, mi viene da dire scherzando un po' che la colpa è di Galeone, che ha preteso, ha profuso su questa piazza il bel gioco, lo spettacolo eccetera, ma anche loro non si è vinto tantissimo, e adesso si deve giocare, certo, lo dici paradossalmente, sì, paradossalmente si dice, insomma, in questo modo non si, sembra che non si possa giocare in un modo un pochino più chiuso più, eccetera, bisogna giocare per forza il 3-4-3, il 4-3 certo, aperto e tutto quanto, perché questo ormai è l'etichetta che insomma, e comunque Oddo oggi ha sbagliato formazione, perché insomma se dopo 27 minuti togli Castanos e metti Crescenzi e torni a giocare con Zampano esterno alto, significa che evidentemente non ha inquadrato bene la partita, insomma, evidentemente al di là del fatto che Pescara abbia subito 3 gol nei primi 15 minuti, e che è una cosa assurda, perché ma al poi, primo traversone troppo facile, troppo come abbiamo, abbiamo preso dei gol, Pescara arrendevole proprio da subito. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Ciao Massimo, sono Fabio da Pescara. Ciao Fabio. Senti, saluto a te e pace. Grazie. Pace. Grazie. Senti, io volevo fare una domanda. Sì. Praticamente, se un allenatore fa tanti errori in tante partite, perché non cambia qualche giocatore, visto che facciamo sempre tanti errori, tipo il portiere, un difensore e compagnia bella? Secondo te è giusto? È cambiato sempre. Grazie Bruno. Anzi, anche purtroppo dovuto agli infortuni, anche questa squadra non ha mai giocato con una squadra base, questa è la squadra. I cambi sono sempre, si sono succeduti uno all'altro, perché ripeto, tutti fermi, tutti oggi anche si è fatto, insomma, sta ancora. Il presidente in linea. Ecco, abbiamo il presidente in linea. Allora, presidente, buonasera. Ciao Massimo, buonasera a voi. Allora, intanto, così per fare chiarezza, la posizione di Oddo. Massimo, penso che Luca Leone abbia detto tutto. Stiamo facendo delle riflessioni insieme, perché sapete qual è il mio pensiero. Quindi, nelle prossime ore saprete per la posizione di tutti, non solo di Oddo. E poi, se vogliamo parlare invece dello scempio di oggi... Ecco, in queste situazioni qua c'è veramente bisogno di chiedere scusa a tutti e lasciar perdere, perché veramente abbiamo fatto un primo tempo da persone senza nulla. Quanta responsabilità ha l'allenatore?
Ma io penso che quando ci sono queste cose qui la responsabilità è sempre di tutti, non è solo dell'allenatore, dei giocatori, della società, di tutti. Quindi sì, facciamo mia colpa tutti, perché vedere una partita come quella di oggi, abbiamo visto il primo tempo, è una cosa che non si può guardare. Ecco, tutti sono in discussione, ha detto il presidente, però in questi casi chi rischia il posto è solo l'allenatore, perché non è che si manda via un direttore sportivo o qualche giocatore. Ma non è una questione di rischiare il posto o non rischiare il posto. Io penso che poi quando si arriva a queste situazioni qua, siccome stiamo parlando di tutte persone che hanno una coscienza, che hanno comunque gli attributi e i ragionamenti che si fanno anche per il bene di quello che c'è, quindi non è una questione di dare colpe, perché ripeto, le colpe sono di tutti. Probabilmente abbiamo, a vedere il primo tempo di oggi, io devo dire, probabilmente abbiamo tutti quanti sopravvalutato la rosa che abbiamo a disposizione, perché non posso pensare che questa squadra giochi un primo tempo come quello che ha giocato, perché far finire una partita dopo 15 minuti è una cosa che non sta in cielo né in terra. Ecco, per capirci ancora meglio, per farci capire a chi è in bisogno d'ascolto, ci sarà un confronto con l'allenatore oppure deciderete voi, dirigenti? No, ma noi ci siamo sempre seduti insieme per parlare delle nostre problematiche, lo faremo anche questa volta, senza nessun problema. Non ci sono decisioni da dover prendere, sapete bene quali sono i rapporti, abbiamo sempre lavorato insieme e continueremo a farlo anche se dovessimo arrivare a delle decisioni diverse. Perfetto, Bruno Pace. Buonasera Presidente. No, io volevo dire che quello che ho detto prima, che il problema bisognava capirlo un po' prima, intervenire un po' prima, vedere che questa squadra, al di là delle due o tre fiammate delle primissime partite, questa squadra purtroppo, e i numeri non tradiscono, purtroppo questa squadra non reggeva la Serie A. Ecco, e abbiamo avuto magari qualcosa che non andava con i rinforzi, il Pescara ha provato a rinforzarsi a novembre con Aquilani e Pepe, però non si trattava di giocatori pronti già. Sì, adesso uno può dire Aquilani gioca molto bene nel coso, ma il Sassuolo è una squadra organizzata, un po' più del Pescara. E poi adesso questi nuovi che sono venuti, io capisco, tu hai provato in tutti i modi di rinforzare questa squadra, ma se vai a vedere in questa squadra ha giocato oggi soltanto uno, Stendardo è piuttosto male, tanto da essere sostituito, con un filo di pancetta di troppo per una squadra che deve salvarsi. Abbiamo preso Bjornberg, un ottimo giocatore ma pieno di problemi, eccetera, Gilardino che viene con una botta, invece si viene a sapere, tutti parlano queste cose, che già lui aveva dei problemi fisici già da Empoli e che non può giocare per un colpo al ginocchio da 5 settimane. Ci sono tantissimi problemi purtroppo. La volontà c'è stata della società di rinforzare la squadra e di portarla alla salvezza, però questa è una squadra che ha fatto 6 punti sul campo, insomma bisognava vedere anche prima e non vergognarsi, e questo un pochino mi riferisco... Io non mi vergogno affatto, perché come hai detto tu, giustamente uno prova a fare quello che può fare. Sì, hai provato. Poi sì, però riesci, e dopo sono tutti bravi a dire... No, però sì, lo so, non è parlare dopo qua è anche imbarazzante, perché sembra che uno voglia insomma tirare i piedi a qualcuno. Però questa è una squadra, così come era la nostra di partenza, che non poteva giocare nel modo in cui ha giocato a viso aperto in Bruno, Serie A. Posso dire la mia? Sì. Io penso che hai ragione su tutto quello che hai detto fino adesso, però c'è una cosa da cui non si può prescindere. Anche il Crotone perde le partite, però magari in campo ti dà l'impressione che ha vinto due partite, tre partite il Crotone. Sì, ma a parte quello, ti dà l'impressione che comunque è presente e lotta su tutti i palloni. Io quello che ho sempre chiesto ai ragazzi, ben sapendo che sarebbe stata una lotta impari dall'inizio, è quello di metterci sempre tutto, come io ho fatto per cercare di salvare la squadra, come facciamo tutti quanti noi tutti i giorni.
Sì. Solo questo. Poi sì. Si può perdere, si può vincere, ma perdere come abbiamo perso oggi è una cosa. Sì, però alla lunga la qualità viene fuori, e allora qualche cosa che non va si vede, insomma. E il portiere, sì, si dà la colpa al portiere, ma il portiere è responsabile anche lui. Prima c'è stato un buco clamoroso di Zampano, di chi è? Di difensore. Sì. E quindi a quel punto lui perde il colpo d'occhio, non può, sì, e anche lui sarà, non è un gatto, certo, per parare quello, insomma. E quindi, ma tanti errori, secondo me era proprio la difesa da rinforzare in modo adeguato, corretto, forte, e più che l'attacco, perché l'attacco prima o poi qualche cosa l'avrebbe trovato. Invece la difesa, purtroppo, abbiamo preso dei gol, sarà una sessantina, Massimo, quanti ne sono? Sono in questo momento 57 gol sul campo. 57 gol in un girone in un girone, insomma, mi sembra che siamo proprio, insomma, mi dispiace, ma è difficile. Presidente, ne approfittiamo perché ci sono diverse domande da parte dei nostri amici in visione dell'ascolto attraverso la pagina Facebook. Credo Damaso chiede al presidente, proprio in diretta, giriamo la domanda al presidente Sebastiani: ritiene fallito il progetto con Oddo? Ma ritengo fallito, io non ritengo fallito nulla, perché se uno deve lavorare, deve lavorare. Non è un problema che oggi una sconfitta può far cambiare un'idea. L'importante è che ce la sentiamo di fare, perché dicevo prima, ci sediamo e parliamo, perché se ce la sentiamo è un conto, se poi non ce la sentiamo allora il discorso è diverso, perché non è che se lo posso portare davanti da solo il progetto. Il progetto è un progetto che prevede l'intervento delle persone. Se siamo tutti convinti che possiamo portare avanti questo progetto, io sono ancora al mio posto, ma se non è così è chiaro che bisogna prendere delle decisioni. Sapremo nelle prossime ore, quindi. Ma vedremo, adesso tra oggi e domani faremo le nostre riflessioni e prenderemo le decisioni. Perfetto, va bene così. Ringraziamo il presidente Sebastiani per questo collegamento. Dunque non c'è nessuna decisione ufficiale, questo è poco ma sicuro. Ci saranno delle riflessioni, delle valutazioni fatte magari anche con l'allenatore, con lo stesso allenatore, da quello che si è capito, da come ha parlato il presidente Sebastiani. Però insomma saranno valutati tanti aspetti, perché una sconfitta del genere non può essere digerita, nei modi soprattutto, no? Perché non c'è stata nessuna reazione. Esatto. Cioè, quasi che la squadra giocasse per conto suo, senza avere più il collante con la panchina, con queste cose qua, perché io ci sono capitato pure io. Non è... Elettroencefalogramma piatto. Piatto, c'è questa stata quella riunione, quella reazione quando ha fatto il gol di Benali, e poi quella, ci sono 10 minuti, anche perché il Torino si era un po' calmato abbastanza, non è che avesse fatto tanto. Certo. Il Torino si è trovato a fare tanto per la pochezza nostra, questa è la cosa. Quindi... Perfetto, allora andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport 18:32 in diretta per parlare dell'ennesimo KO del Pescara, una disfatta anche a Torino, 5-3 il verdetto finale. Parliamo con... Ciao Massimo, buonasera Fabrizio. Ciao Fabrizio. Buonasera Bruno. Buonasera Fabrizio. Solita cosa, mo stavo sentendo, guarda, ho avuto la fortuna di ascoltare l'intervista al presidente. Bruno Pace, il signor Bruno Pace ha detto bene, no? Abbiamo provato a rinforzare, ma come si fa? Io voglio fare una domanda a livello aziendalista, no? Perché poi alla fine le squadre di calcio sono delle aziende dove chiaramente il presidente deve mettere dei soldi, deve fare quello e deve fare quell'altro. Ma se io faccio una campagna rinforzi per una squadra che comunque ha già i problemi dal girone di andata, dal 4-0 con l'Empoli, sì. Prendere giocatori che comunque non ti garantiscono nell'immediato il rinforzo, giocatori che comunque hanno avuto gli infortuni, giocatori che sono sovrappeso, guardamontari, giocatori che comunque praticamente hanno problemi a livello fisico, dove effettivamente non si riesce a capire come mai Bovo a Torino non gioca, è venuto qua una settimana e sta rotta. Insomma, fondamentalmente a livello però scusa Fabrizio, scusa un attimo, su Bovo però dobbiamo essere onesti, sì, perché sennò poi non ci capiamo e non ci intendiamo. Sì. Allora, Bovo l'infortunio è stato accidentale, quindi non c'entra nulla, lui l'unico, stava benissimo. No, però ecco. Mettendolo nel hai ragione, perfettamente, però mettendolo nel calderone, ma tu guarda caso tutti qua si fanno male. Effettivamente, no? Sì. È giusto o no? È un dato di fatto, perché quest'anno abbiamo avuto l'infermeria, l'ospedale civile, già bastava per quanti giocatori stavano così. Certo.
Allora, il discorso è questo, io poi voglio passare dalla nostra parte. A livello aziendale, no? Io ho un manager che mi deve curare determinate cose, no? Giusto? Sì. Ma se la cosa inizia a andare male già da tempo, perché vedo effettivamente che non ci sono risultati, io per prima cosa cerco di cambiare il manager, perché probabilmente quel manager non mi porta dei risultati che io voglio. Ma questa è una cosa pregressa. Non arriviamo ad oggi a vedere il 5-3 con il Torino, perché io guardo pure il 6-2 con la Lazio, guardo il 4-0 con l'Empoli per andare ancora molto più indietro. Di cosa stiamo parlando? Sì. Domanda, questa è una domanda che faccio al signor Bruno Pace, se effettivamente sì. Può essere anche questo. Sì, questa domanda è grazie Fabrizio. Buona serata a tutti. È pertinente se questi giocatori di rinforzo li ha voluti proprio Oddo, se li ha scelti lui, allora è chiaro che è responsabile. C'è, è chiaro, si trova Montari che ha giocato con Oddo, mi pare, o no? No, Montari no. Montari no. Stendardo, chi è che ha giocato? Ha giocato Stendardo. Stendardo e altri che hanno giocato con lui, e per esempio risulta, mi hanno detto con le verifiche di inventario, che anche Pepe, questi, Aquilani, li ha voluti lui. Se li ha voluti lui questi giocatori, doveva almeno informarsi sulle loro condizioni fisiche, che non fossero così precarie, per cui c'è stato l'impedimento di metterlo in carica, insomma. Bisogna vedere, è responsabile il tecnico se è stato lui a volere questi giocatori. Un fatto è certo, come diceva Fabrizio, a gennaio un solo rinforzo, Stendardo, che non è in condizioni ottimali, e l'altro è Castanos, che è un 98, quindi non è che possiamo caricarlo di eccessive responsabilità. È un buon giocatore, ma è sempre un 98. Di tutti quelli che sono stati ingaggiati a gennaio in campo, questa è la verità, soltanto Stendardo, la prima partita di Girardino a Napoli. Finito. Questa sì. è la fine, diciamo, dei giochi, potremmo definirla così. Allora andiamo prima in pubblicità e poi torneremo, faremo vedere anche le immagini. C'è una telefonata, pronto Rete 8 Sport. Sì Massimo, buonasera, sono Filippo Davasto. Allora niente, volevo fare eco a quello che ha detto il telespettatore poc'anzi, e pare che il Pescara sia specializzato nell'acquistare i rottami altrui. Pare che si rivolga al mondo dei pegni dell'usato e cerchi di così, perché ovviamente il pezzo rotto, il pezzo usato costa meno. Io ho questa impressione, perché guarda caso l'elenco è lungo, Coda, Campagnaro, Jomber, lo stesso Bebek, è stato mollato da Juventus, non certamente per fare un po' a Pescara, ma perché non giocava, perché era fragilità muscolare. Poi un appunto forse anche il tipo di preparazione atletica, io sono un mega dello sport, allora senza presunzione dico forse c'è da rivedere anche il metodo di allenamento, la preparazione proprio muscolare degli atleti, che non è possibile che al primo pallone che tocca Bovo si rompe la caviglia, sono fragili, ma probabilmente dipende anche dal tipo, diciamo, della tecnica di allenamento. Ecco. No, io mi ripeto, Bovo è andato a saltare di testa, è ricaduto sul piede di Manai, che era lì in una misca durante l'allenamento, e si è girata la caviglia. Cioè, non credo che c'entri la preparazione, voglio dire. No, magari è più rappresentativo Bovo, e lo spettatore ha detto Bovo per dire l'ondata. No, gli altri esempi sono d'accordo con lei, per carità. Sono un elenco abbastanza. Sì, sì. È chiaro che dopo aver comprato gente come Stendardo, Bovo, Gilardino, perché i nomi li abbiamo, certo. Però questo per un po' dell'altro non ha mai giocato una partita, si fanno male. Sono d'accordo, così, su quello siamo d'accordo, siamo assolutamente allora, d'accordo, per carità. Un'altra cosa, adesso questo ovviamente le cause sono tante, le responsabilità sono tante, come dicevo prima, però voglio dire una cosa, secondo me è stato un grande errore allontanare Repetto dalla direzione tecnica, o qualunque sia stato il motivo, qualche tifoso mi ha riferito che è stato un problema personale tra il presidente e lui. Sì, quello è stato il primo errore strategico, sicuro. Guarda, siamo d'accordissimo, capità, mi pare. Però, ripeto, ci ha allestito una squadra da Serie B che ci ha fatto andare in Serie A, insomma... i fatti sono questi, ma soprattutto poi... anche aggiungo per il grande feeling che c'era con Oddo, quindi questo è importante. Esattamente, ma voglio dire, un presidente non può offendersi per una frase, anche se non è stata certamente un complimento, ma
un conto è il personale, un conto è il bene della società, della squadra, della città. E qual è la frase? Io non lo so. No, io non lo so, però senza... qualcuno mi ha riferito. No, vabbè, ma noi parliamo per dati di fatto. Al di là di quello che è accaduto tra Repetto e Sebastiani, l'errore mi pare acclarato, l'errore di separarsi da Giorgio Repetto. Mi sembra che siamo d'accordo su questo. Perfetto. Infatti, questo è. Grazie. Tra le tante cause, tra i tanti motivi. Assolutamente. Tra le tante circostanze negative. Poi tutta una somma di negatività. Sì, perché infatti. Quando le cose girano male, certo. Anche la cattapalle ti crea problemi. Certo. Per dire, ecco, purtroppo. Grazie. La fortuna sicuramente ci ha perseguitati. Anche nella campagna acquisti estiva, nel mercato estivo, siamo stati anche boicottati. Squadre minori, tipo Palermo, il Crotone, hanno cercato di soffiarci le pedine importanti per motivi di rivalità. Poi il Pescara, nonostante che cerchi di mantenere poi il rapporto un po' per tutti, è un po' bersagliato, insomma, viene visto un po' forse come una Cenerentola e deve essere maltrattato anche soprattutto nella fase più importante, quella del mercato, quindi della campagna. Perfetto. Grazie al telespettatore Lavasto. Io continuo a dire che un errore, altro errore strategico fatto però da Oddo in estate, quello di avallare certe scelte che sono state poi operate in sede di mercato. Lui si è accontentato, ha anche fatto da manager dopo la separazione da Repetto, perché questi sono i fatti, sono arrivati Pepe, Aquilani, è arrivato anche Buyback, non è arrivata una punta vera, c'era Manai che era troppo giovane per sostenere il peso dell'attacco, gli abbiamo dato troppe responsabilità, ha soltanto 19 anni, con tutti i risultati che abbiamo commentato. Quindi l'errore di Oddo è stato quello di aver avallato certe scelte, di aver fatto soprattutto di aver indicato degli acquisti nel momento in cui non c'era più Giorgio Repetto. Si è assunto la responsabilità, nel momento in cui ti assumi la responsabilità devi anche poi subire le critiche, perché insomma 6 punti in 24 partite sul campo, Oddo non è affatto immune. Allora andiamo in pubblicità. Eccoci qui, allora 18:45, finale di prima frazione, credo proprio a Genova, Sampdoria, Bologna 0-1, il gol di Zemaili, segna sempre lui, davvero sta disputando una grande stagione Zemaili, ex Napoli, Torino, Genova, giocatore di grande esperienza. Allora, prima delle telefonate, le immagini, ma partiamo dal quadro completo dei risultati, vediamo un po' quello che è successo oggi nel massimo campionato. Ricordiamo che venerdì c'è stato un anticipo tra Napoli e Genova 2-0, le reti di Zielinski e Giaccherini, ieri Fiorentina Udinese 3-0, Borca Valero, Babacar e Bernardeschi sul rigore, oggi alle 12:30 Crotone, Roma batte Crotone 2-0, Nainggolan e Dzeko, Inter Empoli alle 15 2-0 Eder e Candreva, Palermo Atalanta 1-3, Conti, Gomez, Ciocev per il Palermo, 3-1 per l'Atalanta, firmato da Brian Cristante. A Reggio Emilia Chievo batte Sassuolo 3-1, una fantastica giornata, un fantastico pomeriggio davvero memorabile per Roberto Inglese, cresciuto nel Pescara classe 91, autore di una tripletta, la tripletta vincente per il Chievo. Tra l'altro Inglese aveva anche sbagliato il calcio di rigore. È stato scambiato con un giocatore. Sì, se non ricordo male. Un giocatore che poi è sparito, vero, completamente. Hai ragione. Mi ricordo... E lui fu uno dei protagonisti della stagione 2009-2010, quando c'era Di Francesco in panchina, il Pescara vinse il campionato di C1. Quindi a Reggio Emilia Sassuolo 1 Chievo 3 con la tripletta di Inglese, si era portato in vantaggio il Sassuolo con Matri, ma al terzo minuto del primo tempo espulso Lescher, quindi rigore fallito da Inglese, gol di Matri, e poi si è scatenato Inglese che si è fatto perdonare ampiamente per il rigore fallito e ha messo a segno la sua prima tripletta in Serie A in 90 minuti. Torino batte Pescara 5-3, tra poco i gol, Iago Falchi al primo, al nono Aieti, al quindicesimo Belotti, nel secondo tempo Liaic al settimo, al sedicesimo Belotti, poi autorete di Aieti e doppietta di Benali al 29esimo, al 38esimo, reazione biancazzurra però tardiva. Sampdoria Bologna 0-1 Zemaili, questa sera alle 20:45 Cagliari Juventus, domani sera sempre alle 20:45 il posticipo di fronte Lazio e Milan. Vediamo la classifica, Juventus in testa con 57 punti, Roma 53, Napoli 51, Inter e Atalanta 45, Lazio
43, Milan Fiorentina 40, Torino 35, Chievo 32, Sampdoria 30, Udinese 29, Bologna, Cagliari e Sassuolo 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo 14, Crotone 13, ultimissimo il Pescara con 9 punti, 6 sul campo, 18esima sconfitta patita dalla squadra di Massimo Oddo. Vediamo, certo, ora mi dispiace, sì, una cosa. No, adesso Sassuolo gioca, sì, Aquilani, che qui avrebbe preso, certo, a calci nel sedere, va bene, e di là Cristante che oggi, che io, ecco, per l'allenatore non avrei mai pensato potesse raggiungere, invece lì è la società, è quella che è, diciamo, organizzata. Questi sono i dati di fatto, che sono poi inoppugnabili, purtroppo è poi così. Poi così, da uno all'altro, in un momento, non è che ha dovuto preparare qualcosa, è entrato in un meccanismo evidentemente che funziona, e bravo è stato quello che ha visto che in quel meccanismo mancava uno come Cristante, al quale io non avrei dato eccessiva fiducia, dico per la verità, quello che ha fatto vedere, effettivamente, insomma, non ha dimostrato granché eufemisticamente. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Ciao Massimo, Ivan da Pescara. Ciao, buonasera, Ivan. Buonasera a te, buonasera Bruno. Buonasera, non ci sono più parole da dire e da spendere. Certo. Io direi solo al presidente di levare il Pescara dalla Serie A, non dare 0-3 a tavolino, facciamo più bella figura fino a fine del campionato. Perché non penso di fare queste figure come abbiamo fatto oggi, come abbiamo fatto con la Lazio, prenderci 5-6 gol, ma stiamo a scherzare. Come si fa? Ma un'altra domanda, lo farò a Bruno, ma quando vengono i giocatori a Pescara e fanno le visite mediche, ma chi gliele fa? L'avranno fatta nei loro paesi, nelle loro città di partenza. Se le saranno fatte da soli. A Girardino chi gliel'ha fatta? A Girardino chi gliel'ha fatta? Ma forse il fratello, mi pare che sia ortopedico. Il compare gliel'ha fatta, dai. Non lo so. Certo. Ma stiamo a scherzare, veramente. Facciamo, sì, allora, scusa un attimo, sì, scusa, perché Mimi Strappelli scrive sulla pagina Facebook in Rete 8 Sport, su Rai 2 dicono che Oddo ha presentato le dimissioni che saranno valutate domani. Noi abbiamo avuto il presidente in linea pochi minuti fa, non ci ha parlato di dimissioni, ha parlato di un momento in cui, insomma, si deciderà il da farsi, nulla di deciso, quindi Massimo, staremo a vedere. Sì. Allora, io ti dico la mia da tifoso. Oddo ha deluso. Oddo ha deluso perché Compare ha fatto il combatto di Sebastiani. Come allenatore non si tocca. Sì. Non si tocca perché come calcio espresso in campo, come diceva prima Bruno, in Serie B e tutto, possiamo fare la differenza. Allora, Leone come fa a fare il direttore sportivo? Ha sempre giocato in C1, secondo me. No, ma Leone a Lanciano ha portato fior di giocatori, sì, giovani. Infatti questo non significa nulla, se mi permetti. No. Non c'entra proprio nulla, come no? No, ha portato giocatori. Non possiamo fare la differenza fra Repetto. Ma questo ma non stiamo facendo nessun confronto, però non è neanche io da giusto. Tifoso te lo faccio. Ho capito, però non si possono fare i confronti, non c'è, cioè, diciamo che è imparagonabile la situazione. C'è un direttore sportivo come Repetto che ha fatto molto bene, i risultati lo testimoniano. C'è un altro direttore sportivo che a Lanciano ha fatto il suo ottimo lavoro. Che significa Lanciano? Beh, ma perché, scusami, il Napoli, ma perché il direttore sportivo del Napoli, che era stato prima a Carpi, che cosa ha fatto prima di Carpi? Ha fatto la Serie C, eh? Cioè, di che cosa stiamo parlando? Non è questo, non sono questi i termini del discorso. No, io non voglio difendere Leone, però insomma mi sembra anche assurdo adesso attribuire tutte le responsabilità a Leone, assolutamente. Io ripeto, questo è il tuo punto di vista, per carità. Questo è il mio punto di vista, però a molti, Dio Massimo, ognuno è... abbiamo il nostro modo di vedere, non ci sono dubbi, perfetto. Ok. grazie a te, grazie a te, per carità, insomma ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero, però insomma mi pare anche ingeneroso attribuire tutte le responsabilità a Luca Leone, che di fatto non mi sembra che abbia operato più di tanto. Comunque andiamo al telefono. Questo però è un limite, sì, sì. Qui, certamente, qui certamente potrebbe essere attaccato, insomma. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Sì, buonasera. Ciao Massimo, sono Antonio. Sì, ciao Antonio. Ciao, saluto anche il mister Bruno Pace. Grazie Antonio. Io volevo dirti, Massimo, innanzitutto, se c'è stata la dimissione di Oddo, forse è anche un po' positivo, perché secondo me, perché si deve bruciare un allenatore
per colpa di una sì, ma non lo sappiamo però adesso non sappiamo se Oddo effettivamente si è dimesso o meno, anzi ne approfittiamo, chiediamo a Max Pacilio, scusa se ti interrompo, sì, magari sì, richiamiamo di nuovo il presidente Sebastiani. Ha fatto Massimo, ha detto che non è vero niente. Non è vero niente, allora. Perfetto, bene, no, allora, allora il presidente ha detto che non sono vere le dimissioni di Oddo. Vabbè, allora quello che ti dico io è che secondo me bisogna rimanere sempre vicino alla squadra, perché questa squadra, anche se ha perso oggi a Torino, però ha fatto dei gol, quindi qualcosa c'è. Però il discorso è che abbiamo molti problemi a livello anche di infortuni e roba varia, però dobbiamo cercare di stare vicino alla squadra e perché questo campionato non è detto che sia finito, io la penso così, quindi penso che qualcosa può succedere, quindi chiedo a tutti i tifosi pescaresi di andare allo stadio e di stare vicino alla squadra e dimenticare le cose della società, questo. Perfetto. Ti saluto. Grazie. Allora, beh, ci vuole un atto, un grande atto di fede, effettivamente, ragazzi. No? No, certo, ci vuole anche coraggio. E coraggio, hai perfettamente ragione. Allora, sono le 19, torniamo sulla pagina Facebook, perché insomma le immagini sono talmente eloquenti che non vale neanche la pena soffermarsi su tutti gli episodi che hanno caratterizzato questo match. Propongo Bruno Pace traghettatore sino a fine campionato e poi Mauro Antrilli mister, Luca Viola, il tuo amico, il nostro Luca. Amico. A me mi ci vuole il tutore per raggiunti i limiti d'età. Se mi trovi qualcuno che mi accompagna, va bene. Allora, Cristian Limoggi scrive sull'app di Fantagazzetta: per il dopo Oddo spunta il nome di De Canio. Certo, insomma, ereditare una situazione del genere per un allenatore non credo che sia facile. Lo so, ma De Canio è saggio, tranquillo, ma non credo nel senso che un allenatore chiederebbe anche delle garanzie per il prossimo anno. Non credo che un allenatore quello sicuro. Si limiti a traghettare la squadra. O lo fa questo qualcuno che non è De Canio, qualcuno che inizia in questo momento, un ragazzo giovane, e allora dice mi butto, ci provo, perché io, ma non credo che De Canio accetti una situazione per questi 4-5 mesi che sono rimasti. Insomma. Ecco, stiamo affrontando scenari ipotetici. Ipotetici. Scenari ipotetici. E tu mi hai fatto la domanda e così mi hai messo in difficoltà. Allora, le 19 è un minuto, dobbiamo andare al telefono? Max? Ciao Massimo. Allora, telefono, pronto Rete 8 Sport. Ciao Massimo, sono Marco da Pescara. Salve Marco. Riguardo alla chiamata di due persone, hanno chiamato due persone, quando riguarda il direttore sportivo Leone, no? Sì. Che dici tu, ha fatto l'esempio del Carpi, ma ecco appunto, il Carpi è un'altra cosa. Uh-huh. Il Lanciano, abbiamo visto la fine che ha fatto, non sarà stata tutta colpa di Leone, ma Leone ha portato il Lanciano, praticamente giocatori in prestito, non ha mai... praticamente trovato qualcuno che potesse come si dice valorizzare qualcuno ha valorizzato per i proprietari del cartellino. Sì, scelta tecnica è stata sempre più che buona. Beh, le scelte tecniche sono state molto positive. Perché insomma non ci dimentichiamo che Luca Leone, ma sembra che io stia difendendo l'operato di Luca Leone, storia. Cioè, voglio dire, Leone ha portato gente come Leali, Pavoletti, Allanciano, gente sconosciuta ai più, almeno lo stesso a noi. Cherry, lo stesso, cioè voglio dire, giocatori. Marinello, Monachello, Monachello. Ce ne sono tanti, Sepe, il portiere Sepe, insomma, ce ne sono tanti. Conti, lo stesso Conti dell'Atalanta, che gioca nell'Atalanta. Cioè, mi sembra che le scelte tecniche siano state tutte azzeccate. Poi che Lanciano abbia valorizzato i prestiti per le altre squadre, perché non ha mai tirato fuori i soldi per acquistare i cartellini di questi giocatori, beh, non è una colpa, credo, di Luca Leone questa. Anzi, lui... Non mi pare, insomma. Guarda, però... Allora, comunque io credo che magari se Otto magari facesse da parte in questo momento, no? Sì. Si potrebbe sperare anche in qualche miracolo, stare tutti insieme alla squadra, si potrebbe sperare, insomma. No, soprattutto sicuramente bisogna cambiare qualcosa, io sono d'accordo. Le idee per un futuro prossimo in Serie B. Prendere qualcuno forse più di volto che seduto in panchina, che ne so,
Va bene. Perfetto, grazie Marco. Tu sei d'accordo, Bruno? Insomma, no, io dico, insomma, no, dispiace, però dispiace, in una situazione del genere se, bisogna fare qualcosa. Soprattutto non per salvarci, perché purtroppo magari, ma insomma, ci vuole uno stramiracolo. Io dico ma questo. Soprattutto per impostare con più calma e al meglio il prossimo campionato. Io dico questo, una mia riflessione l'ho fatta anche ad alta voce, in altre circostanze, con gli amici, ma anche in televisione, durante le trasmissioni. Oddo non si discute, nel senso che ha qualità, ma sono 2 anni che allena Massimo Oddo, quindi il suo percorso è fatto anche di errori, deve sbagliare per poter maturare. Può capitare di aver sbagliato una stagione con tanti concorsi di colpa, non ci sono dubbi, però lui non può essere immune, quindi se dovesse essere esonerato oppure se dovesse rassegnare le dimissioni, beh, questa situazione non potrebbe che fargli bene, magari per maturare ma ulteriormente. Lui è stato beccato un po' dall'entusiasmo di questo giovane allenatore rampante, chiaro, eccetera, pensando di poter giocare, l'abbiamo detto prima, chiaro, con la stessa squadra ridotta rispetto a quella della Serie A. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Pronto? Sì, pronto. Sì, buonasera. Allora, volevo semplicemente dire che io penso che qualsiasi presidente al mondo, dopo la sconfitta alla 9ª giornata 0-4 con l'Empoli in casa, qualsiasi presidente avrebbe esonerato Oddo, al che avresti avuto molte più chance di salvarti. Non ho capito il perché Sebastiani, io penso tuttora, continua a trattenere Oddo a Pescara, perché dalla Roma fino alla 42esima c'erano ancora 33 partite da giocare. Per me è semplicemente assurdo. Adesso col senno di poi io penso che c'è molto da recriminare. Sempre grande forza Pescara e sempre forza grande Mitico Buona Pace. Buonasera a tutti. Ciao Massimo. Grazie per questo intervento. Bruno, mitico Bruno Pace. Faceva come Totti a Sanremo. Però tutti è mio cugino. Tutti ti apprezzano, questa è la cosa importante. Insomma, non solo per quello che hai fatto, fatto nel calcio. Chi non le fa le fesserie? No, però capito. Però tu sei una persona apprezzata e questo ci fa molto piacere. E tra l'altro avevamo visto anche qualche foto di Bruno Pace postata da qualche amico di Bruno Pace molto giovane. No, no, me ne hanno mandate una invece che per me Bologna-Milan 3-2 per il Bologna, perdiamo 2-0 che su Facebook me l'hanno mandato. Mio figlio me l'ha mandato, ho fatto un gol e ne ho fatti, ecco, dunque, ne ho fatti qui, fare due. Chi è? Non sono io quello. No, sei tu. No, aspetta, Bruno, sei con Arcoleo e Troia. Ah, Arcoleo e Troia. Troia il giornalista, sì. Scusa, e dove saresti tu? Ma io non ci sono. E io glielo dietro con l'impermeabile, quello lì, vedi? All'Humphrey Bogart. Vedi? Okay. Però ce n'è un'altra in cui sei davvero molto... Ma che mettete? Le foto dove giovane? No, l'abbiamo vista prima. Vedi un po', Max, prima di andare in pubblicità. Max, non ti riporto con la... Vediamo un po' se riusciamo a trovarla. Eccola qui. Come ero magro. Ma lì facevi già allenatore o eri giocatore? Ma penso dai capelli che ero giocatore ancora. Giocatore, fisico longilineo, Sì, era... Tomber de femme, dicono. A chi? Cazzi, che mia moglie Vabbè, naturalmente. Si scherza. Allora, non so se c'è un'altra telefonata, dobbiamo andare in pubblicità. Telefonata. Pronto Rete 8 Sport. Massimo, buonasera. Sono Vincenzo. Ciao Vincenzo, carissimo. Bruno mi sa che ci vorrebbe un sigaro dopo una partita così. Vincenzo, ma tu non sei venuto domenica, l'avevo detto, da Mila Cantagallo. Purtroppo, infatti anche domani sono a Bergamo, purtroppo devo andare a Bergamo. Ma Bruno allenatore sino alla fine di chi? No, di Bruno. Appunto. Vai Vincenzo. Due considerazioni velocissime. Una da un punto di vista finanziario e l'altra da un punto di vista tecnico. Sotto l'aspetto finanziario non credo, nonostante gli sforzi della società, che si possono fare plusvalenze con Stendardo, Bovo, Girardino, Muntari eccetera, quindi è vero che in Serie B avremmo paracadute di circa 10 milioni di euro, ma considerando anche gli stipendi, quindi tutto questo per dire che, visto che in Serie B ormai ci siamo da diversi mesi, forse bisognerebbe puntare sui giovani, ad esempio a partire da Cubas del Sole, facendo giocare il nostro Fiorillo che è di proprietà. E l'osservazione di natura
tattica, tecnica, forse sarebbe stato meglio preservare Oddo, perché magari mandarlo via adesso, farlo, facendolo ripartire poi in Serie B. Bisogna vedere a quel punto il rapporto che secondo me si è deteriorato con la piazza e quanto ha in mano ancora lo spogliatoio. Certo. Poi, cosa ne pensate? Perfetto. Buonasera a entrambi, buona serata. Grazie, grazie. Cosa ne pensi? Insomma, è chiaro che la posizione di Oddo, no, anche per il futuro, no? Perché diceva, no, anche per Sebastiani lui, qualche giorno fa potrebbe rimanere, cominciare a vincere tutte le partite, questo non so se è possibile, altrimenti sai, cioè, è difficile riproporre Oddo anche il prossimo anno se il trend dovesse continuare a essere questo. Ma lui altre piazze può benissimo andare in squadre importanti, insomma ha avuto un'esperienza pesante, ne trarrà beneficio, ma senz'altro, certo, e tutto quanto serenamente lo diciamo, un'esperienza che lui deve mettere a frutto anche, perché le qualità. Ma vedi, anche per io adesso mi dispiace magari insomma aver detto qualcosa che non mi piace il modo di giocare per questo per la squadra che abbiamo noi, però gli auguro tutte le buone perché ha le possibilità. Come? Per tirarle fuori. Quindi sono d'accordo con te. Si disintossichi un po', perché adesso fare 15 partite con queste pressioni, queste cose, io non lo auguro neanche al mio peggior nemico, e Oddo non è il mio peggior nemico, anzi, capisci Massimo? È una situazione pesante. È una situazione pesante. Dal punto di vista soprattutto direi psicologico per lo stesso Massimo. Allora, 19-10 minuti, ci dobbiamo fermare per qualche istante e poi torneremo per le considerazioni finali, poi ci sarà naturalmente Abruzzo Gol con Tiziano Coccia, la Serie D, lo speciale riservato interamente al campionato di Serie D, tra l'altro la Vastese oggi ha perso di nuovo malgrado il cambio dell'allenatore, l'Aquila ha vinto in trasferta sul terreno del Lanusei in Sardegna, l'Avezzano ha battuto l'Anorese, il San Nicolò ha evitato la sconfitta in casa, stava perdendo la squadra di Massimo Epifani, e poi l'ottimo pareggio del Pineto sul campo della San Maurese. Stai leggendo? No, io pensavo... dove leggo? C'è la telecamera, non leggo nulla, mi ricordo vagamente quello che è successo. Allora, pubblicità. Eccoci qui, 19:14 minuti. Allora, andiamo sulla pagina Facebook Rete 8 Sport. Marco Alem, far finire questo campionato all'allenatore della primavera e poi l'anno prossimo ripartire da Zeman. Dunque, idee chiare dell'amico Marco. Germano Gravina scrive: la foto di Bruno Pace, anzi, le foto di Bruno Pace sono del 1972. La foto. La foto sono però, quindi le foto sarà. Le foto di Bruno sono del 1972 in Torino Palermo, allenatore Pinardi. Ciao Germano Gravina, che salutiamo e ringraziamo. Grazie Germano. Tu ricordi quindi quel momento Torino Palermo del 72? Beh, ricordo, vedendo che mi sono riconosciuto in qualche modo, però insomma è meglio che... No. Quindi quando giocavi nel Palermo? Sì, nel Palermo, lì è stato concepito mio figlio a Palermo, tanti ecco, anni fa. Ho visto mia moglie, insomma. Quindi almeno a Palermo hai lasciato il segno in questo senso. No, sono andato in un ristorante e ho detto: vabbè, va bene una triglia, ha detto, io rapida, mi ha portato una triglia così, se la spiega di acido fenico, è troppo grande. Un trilione di queste cose. Già va bene il pesce. Là, beh, Mondello. Era il mio primo impegno, il secondo era la partita. Il tuo primo impegno era andare a mangiare. Sì, no, Germano non so se come. Non lo beh, so. Però lo ringraziamo. Perché come insomma no, una cosa tanto, davvero molto gradita. Allora andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. L'allenatore Pinardi che ogni volta si metteva 20 centimetri e poi faceva quelle dita probabilmente ti spiegava la situazione. Così. Andiamo al telefono. Sì, parliamo con Alfonso da Pescara, senta. Alfonso da Pescara. Sì. Buonasera, complimenti per la trasmissione ancora. Sì, grazie. Si deve abbassare il volume del televisore. No, vorrei dire solo una cosa, vorrei spezzare due lance a favore del presidente, che solo da solo Sebastiani non può portare avanti una società di Serie A solo con le sue risorse. Due, vorrei dire, perché non cambiare il nostro portiere che oggi ha fatto due errori eclatanti. Non mettere Fiorito al posto di questo qui che c'è adesso. Certo. Grazie.
Grazie, grazie a lei per questo intervento. Effettivamente questa è una domanda che ricorre ormai da diverse settimane. Perché non gioca Fiorillo, che tra l'altro di proprietà, lo ricordiamo, riscatto obbligatorio in milioni. Caso sì, di promozione in Serie A, quindi riscatto pari quasi a 2 milioni di euro, non ha ancora collezionato una partita quest'anno in Serie A. Effettivamente, insomma, certo, però Bizzarri fa riflettere. Bizzarri nel Chievo era proprio l'anno scorso, ha giocato un grande campionato, il cassello preciso per la squadra di Vecchioni. Certo. Dietro con Gamberini, con Dainelli, questi qua, Cesar, quindi quattro, no, ce n'è un altro che Spolli, bravo, cioè, ha quattro bestioni, sì. Due centrali giocano alla volta, una volta gioca uno, sì. Volta gioca l'altro, poi c'ha a sinistra il terzino sinistro Gobbi a destra Fre oppure o cacciatore. Cacciatore, ecco appunto. Insomma, tu questi sei più sono giovane di me di parecchio, ti ricordi più di me. Io le conosco, ma non le ricordo. Però ha un'altra solidità, però tu dici, solidità. Insomma. Adesso questo ragazzo è una persona che ha 40 anni, 41, quando ce l'ha? 42. 41. Compirà 40 anni a novembre. 40 anni, è del 77. Una situazione del genere, con una difesa in effetti che farebbe spavento anche al Buffon di 10 anni fa, insomma, voglio dire, perché qua arrivano da tutte le parti, però ci mette anche del suo. Però non ha dato più sicurezza. Però la situazione è quella, cioè, che voglio dire, una chance la meriterebbe già da un po', l'avrebbe meritata già da un però po' Fiorillo. Non dimentichiamo, sì, che dobbiamo stare calmi, perché anche Fiorillo in quel periodo in cui abbiamo perso tutte quelle partite, cioè, era criticatissimo, dicevano perché non facciamo giocare il numero 12. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, salve, sono Valentino da Pescara, intanto saluto il mister Pace che ho incontrato l'altra mattina, sono l'insegnante. Ah, ciao Valentino, ciao. Vabbè, volevo dire una cosa, volevo fare una considerazione con mister Pace. Allora, Nicastro ha segnato col Perugia, sì. Tante ha segnato con l'Atalanta. Cioè, io volevo fare una considerazione molto spicciola, molto semplice. Sì. Ma non è che l'ambiente quest'anno è stato un ambiente, non dico malsano, però è possibile che ogni giocatore che va via da Pescara poi alla fine fa bene? Cioè, Cristante a Bergamo con l'Atalanta sta giocando benissimo. Aquilani è andato a Sassuolo e sta giocando benissimo. Cioè, io pongo soltanto un quesito proprio a livello ambientale, non a livello di tecnico dei giocatori. Tutto qua. Grazie. Sì, no, e questo è. Grazie, Valentino. Anche l'attaccante del Perugia ha segnato. Nicastro. Nica oggi ha segnato anche lui. Ha segnato lui, ha deciso il derby. No, sicuramente, come dici tu, l'avvelenamento viene purtroppo stato facendo quando la squadra non vince, non fa i punti e si comincia, insomma, a tirare fuori il lato peggiore, forse ognuno del proprio carattere, e allora succede questo. Quando se ne vanno da qualche altra parte dove tutto funziona al meglio, come da Squinzi e da Di Francesco, oppure ancora meglio da Gasperini a Bergamo, allora tirano fuori la parte migliore che hanno, insomma. Certo, quando la squadra non vince, andare negli spogliatoi, fare l'allenamento diventa duro perché, insomma, vengono fuori delle antipatie, vengono fuori delle cose, nessuno poi ha il senso preciso di autocritica per dire ho sbagliato. Certo. La colpa è sempre di qualcun altro, si comincia a guardare l'allenatore, anche se è un bell'uomo, magari, insomma, c'ha qualcosa che non va, per dire, e tutto si avvelena un po'. Questo spiega anche il fatto, però bisogna che la confermino, perché a Bergamo bisogna che Cristante confermi la buona partita di oggi, lo stesso tanto Gasperini ne ha parlato benissimo. Gasperini sai dove è stato? Grande, bravo. Nell'individuale, al posto di Gagliardini pagato 30 milioni dall'Inter, individuare un giocatore che invece sul mercato valeva 2 milioni, 3 per come ha giocato. Però stiamo parlando di un'altra struttura. Un'altra struttura, un'altra mentalità, un altro allenatore. Perché Gasperini, secondo me, fosse stato mezzo metro più alto, certo, e avesse i capelli non del tutto bianchi subito, avesse una voce un po' più carnosa, eppure, è un allenatore di grande squadra, eppure, non è un personaggio. Eppure, Bruno, per lottare, e ribadisco solo per lottare, sarebbero state sufficienti 3 operazioni: un difensore centrale, un centrocampista in sostituzione di Torreira e un attaccante. 3. Lo so. Nel contesto di una squadra che è stata confermata praticamente quasi. Io ci aggiungerei anche Mandragola, perché vabbè, non c'è più, è fatto male, ma è stato quello che ha ridato la svolta, il recupero alla squadra. Questo sì.
però poi la Serie A ci vuole anche qualcos'altro. C'è Benali che io stimo moltissimo, sì, Memusciai, eccetera. Noi non abbiamo fatto un gol di testa, l'ho detto anche l'altra volta. Non abbiamo fatto un gol sul calcio d'angolo, non abbiamo fatto punizione. Fisicità e della struttura. Questo e invece i difensori, tranne che, non, che quello si fa male sempre, Campagnaro, noi non abbiamo fatto un gol di testa, ma stiamo facendo il campionato. Mica è possibile così. Allora, 19:22, siamo quasi in conclusione, dobbiamo andare al telefono. Pronto, Rete 8 Sport? Sì, ultima telefonata. È caduta e ma allora grido io, ci siamo grido. Tolti questo pensiero. No, vediamo un po' se lo riusciamo a recuperare il gentile telespettatore. Altrimenti ecco qui arriva la telefonata, l'ultima di questo speciale interamente dedicato alla Pescara. Ricordiamo 5-3 il risultato finale a Torino. Si tratta della 18ª sconfitta sul campo in 24 partite. Pronto, Rete 8 Sport. Buonasera, Francesco da Pescara. Salve Francesco. Allora niente, io volevo dire che a questo punto speriamo che cambi questa società, perché bisogna voltare pagina. Io volevo dire, non so se avete sentito l'intervista che ha lasciato Sebastiani su Rete 8, trasmissione di venerdì, Calcio Totale. Sì. Ha fatto un calcolo veloce dicendo che, prendendo in considerazione che i giocatori costano allo stipendio netto di 500-600 mila euro l'anno. Sì, sì, tutte cose tra l'altro ripetute, sì. Vorrei vedere quanti giocatori prendono 600 mila euro netti l'anno la stagione. Intervista già fatta in anticipo martedì scorso. Prego, esatto. Prego. Sì. Esatto, quindi primo punto, vorrei vedere quanti giocatori prendono 600 mila euro netti a stagione a Pescara. Secondo, ha detto che comunque facendo questi calcoli, oltre spese rimangono 18 milioni di euro a stagione da utilizzare a fronte di 24 milioni, questa è la parola di Sebastiani, come no? A fronte di 24 milioni di uscite. Sì. Questo è il ragionamento, e quindi c'è sempre un disavanzo, però tu non ha fatto nessun accenno a tutte le grosse valenze che ha avuto da questi ultimi anni, sì, che superano di gran lunga la differenza di... È caduta la linea. È stato Sebastiani che ha passato. No, assolutamente. È caduto, vediamo un po' se riusciamo a recuperarlo, Francesco. Sì, perché ha sciorinato qualche numero Sebastiani martedì nell'intervista fatta proprio senza dal sottoscritto dopo il grave attentato incendiario, e appunto sottolineava proprio questo dato: ci sono 18 milioni che entrano per la promozione in Serie A, i diritti televisivi, i vari contributi, i contributi, e 24 in uscita per la gestione complessiva. Gli incassi qua? Gli incassi vanno a incidere per poco, insomma, quasi nulla alla fine. Allora, andiamo ancora da Francesco. Quindi parliamo di incassi, però non ha considerato tutte le grosse valenze che ha avuto. Sì. Matepolitano, Bianason, Torreira, Fiamozzi, La Padula e compagnia bella. Sì. No, perché sembra, io sento di parlare, sembra che dice che sta facendo sacrifici economici, sacrifici di tempo, trascura la famiglia, ci sta rimettendo i soldi. Allora, è una contraddizione. Perché continua? Perché non lascia già, avrebbe già dovuto lasciare da tempo, visto che ci sta rimettendo i soldi, no? Mm-hmm. Poi ha detto che se eventualmente vende le quote, chi fa l'offerta deve acquistare il 70% delle quote, cioè non soltanto il 52% che ha lui, ma anche i rimanenti dei suscetti collaboratori. Sì, sì, vabbè, questo lo sappiamo. E quindi... Cioè quasi a volere, e che, cioè vuole obbligare chi vuole comprare, cioè che gli altri soci devono vendere insieme a lui il 70%. Beh, non è lui, intanto, no, giusto per così precisare, lui non ha detto che devono vendere, sono soci a lui legati, è diverso. Per un totale del 70%, cioè nel senso che se va via lui vanno via anche quelli che rappresentano il 20%. Appunto, questo ha detto. Mi sembra un po' strano, no? Che va via lui e vanno via... Se sono legati a lui, cioè, questo ho capito. Poi volevo dire, per quanto riguarda il fatto dei giocatori che si infortunano, che quello, quando si fanno le visite mediche, questo non lo dico io, lo dicono tutti gli calcio, i giornalisti. Quando fanno le visite mediche si vede se c'è un problema strutturale a livello muscolare, cioè il giocatore viene messo sotto sforzo fisico per misurare l'elasticità delle fibre muscolari. Adesso, perché questi giocatori arrivano a Pescara con questi problemi muscolari, strutturali, fisici? Ci sarà un motivo, no? E il motivo è che costano di meno e che si spera che possano recuperare per poi essere utilizzati. Lo stesso Aquilani, lo stesso altri giocatori
che magari non hanno problemi, non hanno avuto problemi di strutturali fisici, ma hanno avuto problemi di preparazione atletica, cioè sono venuti non preparati atleticamente, costano la metà rispetto a un giocatore già pronto. Uh-huh. Ed adesso è ovvio che se Aquilani va al Sassuolo, a parte il discorso dell'ambiente, è normale che è già un po' più pronto fisicamente, perché ha fatto già 2-3 mesi qui. Si è allenato con noi, insomma. Si è allenato con noi e ora sta usando il Sassuolo. E questa è la politica che fa il caro, carissimo Sebastiani. Poi per finire il discorso, sì, visto che noi siamo una città che non merita niente, perché siamo una massa di falliti che vogliono distruggere la vita degli altri. Uh-huh. Allora, tanto a questo punto, se Sebastiani ci faccia il favore di andare via e di vendere le sue quote. Grazie, arrivederci. Allora, questo è il punto di vista di Francesco. Andiamo a leggere gli ultimi post. Giovanni Girolamo scrive: comunque vorrei ricordare che anche l'anno scorso il Pescara ha avuto una bella crisi risolta con una vittoria immeritata con il Como, è vero, il 2 aprile per la precisione, quindi Oddo anche l'anno scorso ha dimostrato di avere dei limiti, quindi l'errore è stato affidargli una campagna così importante. Matteo Marcheggiani, quello vero, lo salutiamo, meno ciao, male che Giacomino ciao. C'è. Eccolo qui, Giacomino, che salutiamo, ristoratore amico di Villa Celiera, lì si mangia benissimo, dobbiamo dire. Questa è la genziana che fa lui, credo, eh? Straordinario Giacomino, che salutiamo. Bruno Pace, sembra Giorgio Gaber, ma sì, no, scrive è vero. Emanuele D'Arcangelo, è vero. No, una volta, venendo da Padova a Bologna in treno, una signora anziana che era lì mi guardava. Viene il controllore, mi chiede un autografo come giocatore del Bologna. Questo è ecco. Come giocatore del Bologna. La vecchia mi ha cominciato finché mi fa: giovanotto, mi scusi, ma lei è Gaber? Io, cretino come sono, le ho preso la mano e ho detto sì signora, cercando di non toccarla col naso. Questo è bellissimo. Poi mi sono alzato, sono andato fuori, sono rimasto in piedi da Padova a Bologna, se no mi faceva cantare Genevieve, così felice, insomma le canzoni di Giorgio Gaber. Somigliavo molto a Giorgio Gaber. È vero. Ma mi manca la manuccia un po' così, un po' così. Che aveva Giorgio. Te lo riconoscono tutti, sì, però, devo dire, la somiglianza. È pressoché perfetto. Allora andiamo ancora gli ultimi due post, tanto fino alle 19.30 possiamo andare in onda, quindi un minuto e mezzo. Mimì Strappelli è l'allenatore che deve valorizzare il giocatore, non conviene a quest'ultimo giocare male, potrebbe perdere valore sul mercato. A questo punto, pur stimando molto Oddo, credo che non sia stato capace di valorizzare i giocatori. Quando è entrato ha trovato la squadra già fatta. Poi ancora Gianni Micozzi, Memusciai e Benalì unici a salvare la faccia. Emanuele Ventura: Oddo non si tocca, non vi scordate la promozione in Serie A, sono i giocatori che sono un ammasso di asini addirittura, e tanti di loro pronti con le valigie. Ci vorrebbero 11 pace. Ci vorrebbero 11 pace. C'è la tranquillità. Ecco qui con la foto di Massimo. Antonio Renzetti: andate a lavorare. Vabbè, Zeman di nuovo a Pescara. Antonio Di Pardo: per restare in Serie A bisogna avere, oltre a una sicurezza economica, anche un complesso valido. Per quanto riguarda l'esonero, ormai è troppo tardi. Gianluca Di Pasquale: mi piacerebbe sapere se Oddo ha mai pensato di schierare in campo Gabriele, il magazziniere. Luciano Pasetti: buonasera, se va via Oddo, per questi giocatori ci vuole uno alla Tom Rosati che mena per farli giocare, che ne pensate? Beh, vabbè, questa... il procuratore ti denuncia dopo 5 minuti. Poi ancora Marco, l'abbiamo letto, Germano anche, che ringraziamo per le foto che ritraggono un giovanissimo Bruno Pace, ma lo sei tuttora, non volevo fare ma come faccio no, sei proprio di testa, ti vedo anche proprio già l'età non è anagrafica ma biologica. Paolo Ricci: scusate, ma è vero che Fiorillo non viene schierato perché c'è una clausola che dice che se non fa neanche una presenza in A ci ridanno 1 milione di euro del riscatto? È inspiegabile che un secondo portiere, dopo una stagione a dir poco fallimentare del portiere titolare, non faccia neanche una presenza. Ma mi pare, se mai il contrario, mi pare strano. Se avesse fatto 20 partite davano 1 milione. Infatti, mi sembra comunque. No. Scherzi a parte, Luca Viola: io Oddo lo terrei sino a fine campionato, così subisce le umiliazioni che noi tifosi stiamo subendo, a meno che il nostro presidente tiri fuori dal cilindro Colomba, visto che si avvicina Pasqua. Franco Colomba, cioè, che tu conosci bene. Bruno allenatore sino alla fine, Michele D'Ambrosio. Alfredo Tiberi: un saluto al grande Bruno Pace. Poi ai miracoli ci pensa Dio. Chiedo come si può pensare ancora una permanenza in A. Illusi:
Poi Gianni Sideri, sostituire l'allenatore sarebbe la giusta soluzione per ridare un po' di fiducia all'ambiente, un altro peggio di così non potrebbe fare. Nando Giuliani, buonasera, a mio avviso nel Pescara ci sono problemi interni, come si spiega che Aquilani a Pescara era un panchinaro titolare, come si spiega che Cristante giocava poco e niente, invece con l'Atalanta gioca e fa gol? Quando Aquilani disse che a Pescara ci sono problemi extra calcistici, probabilmente aveva ragione. Grazie e complimenti per la trasmissione, grazie Nando, tu ci segui da sempre. E noi dobbiamo chiudere qui, caro Bruno, è stata dura anche oggi. E sarà sempre più dura. E sarà sempre più dura perché ci sono ancora 14 tappe da qui alla fine del campionato. No, no, ma non solo per loro, anche per noi. Certo, anche per noi, sì, beh, soprattutto direi. Cose, esatto. Sono d'accordo con te. Staremo a vedere quello che accadrà. Sebastiani in collegamento telefonico nel corso di questo speciale ha detto nulla di deciso sulla posizione di Massimo Oddo. Staremo a vedere, siamo tutti in discussione, ha ripetuto un po' quello che aveva detto Luca Leone a fine partita a caldo al microfono di Enrico Giancarli. Staremo a vedere quel che accadrà. Prima di chiudere mi corre l'obbligo di fare gli auguri di buon compleanno sinceri a Nella Grossi. Sì. Nella Grossi, auguri, presidentessa Nella. Del club Donne Biancazzurre, club che compirà 40 anni proprio quest'anno, 1977-2017, ci sarà una grande festa, però gli auguri li facciamo a Nella Grossi, davvero una donna straordinaria. Ti associ anche tu, mi pare? Mi associo, insomma anche il Milan la farà un po' soffrire, però, certo. No, mi associo molto, anche perché per anni lei dava i cioccolatini, adesso non arrivano più i cioccolatini. Qualcuno mi ha scalzato e non sono più al mio posto. Ho capito. Auguri a Nella Grossi, grazie a Bruno Pace, che rivedremo domenica prossima. Sì, sì, come no. Sì, è sempre un punto di interrogativo. Staremo a vedere anche questo. Staremo a vedere. 19.33, tutto tra poco, Abruzzo Gol con Tiziano Coccia, è tutto, grazie e buona serata.